Saltara, Pozzuolo, Serrungarina e Monte Maggiore, il comune di Colli al Metauro mette in mostra le sue bellezze artistiche, architettoniche e ambientali e lo farà su Fano TV. Le immagini dei borghi storici saranno accompagnate da dell'ottima musica di artisti locali a partire da domani alle ore 21. Stesso orario per gli altri 4 appuntamenti previsti per i successivi giovedì. Siamo in un periodo di grande difficoltà, ma occorre assolutamente guardare avanti con fiducia e cercare assolutamente di accelerare la ripresa. Questo vale anche per le attività culturali, vale anche per gli spettacoli, ed essendo in questo momento impossibile o difficile fare spettacoli dal vero, dal vivo, con il pubblico, eccetera, abbiamo pensato a Colli al Metauro di rilanciare un'attività musicale e culturale attraverso le televisioni, attraverso i social. Con questi speciali televisivi dislocati su palcoscenici naturali, l'amministrazione comunale intende far conoscere le bellezze storico-paesaggistiche che caratterizzano il territorio. In un momento di difficoltà occorre ripartire dalle cose belle, tant'è che il titolo di questa iniziativa è Colli al Metauro, riparte dalla bellezza. La bellezza sono i luoghi, la bellezza sono i nostri borghi, la bellezza sono i paesaggi che caratterizzano le nostre colline, sono i monumenti, la cultura. E sono anche le belle iniziative, la musica, le iniziative teatrali, le iniziative musicali. Per questo viaggio nel comune di Colli al Metauro si partirà dallo splendido borgo di Bargni con il gruppo musicale Oasi, composto da Roberta Arduini e i professori d'orchestra Franca Moschini, Paride Battistoni e Colombo Silviotti. Lo spettacolo, dal titolo Il soffio della nuova vita, sarà improntato sulla rinascita dopo la grave crisi di questi mesi. È un invito forte che io faccio, perché da questi incontri rinasceranno le attività che si svolgeranno da Colli al Metauro, ma soprattutto riprenderemo coscienza della vita che prosegue, della vita che ricomincia, delle attività che devono in qualche modo tornare a essere protagoniste.